all'interno della media sicurezza incontriamo la dottoressa Stefania Galli, progettista del corso finanziato da Regione Toscana. 114 ore dedicate a che cosa, dottoressa? Dedicata alla cura e all'assistenza della persona, perché questa è una struttura dove convivono insieme persone di età diverse, di condizioni diverse, e ci sono alcuni degli ospiti, dei detenuti che si prendono già cura. Gli vengono affidati appunto alcuni propri compagni che hanno delle difficoltà di tipo permanente o provvisorio. Quindi, in accordo con la struttura, con gli educatori, è stato pensato di realizzare un corso in cui dare a queste persone in realtà delle competenze specifiche in materia, perché siano in grado di essere effettivamente men at work, perché sono appunto persone, uomini che sono al lavoro, anche se all'interno della loro struttura per loro è un vero e proprio impegno lavorativo, e quindi gli daremo competenze di tipo infermieristico per movimentare le persone, per stare attenti a come somministrare le cure e così via. Devo dire che siamo molto soddisfatti, perché i corsi sono due, erano previste 10 persone per corso, in realtà se ne sono iscritte 12 a ciascun corso, vuol dire che c'è un grande interesse e che il corso è anche piaciuto come impostazione, molto pratica. Diciamo che grazie a Regione Toscana si riesce a fare un servizio anche di avvicinamento in qualche modo a quello che sarà il loro futuro. Sì, la Regione Toscana infatti quando emette questo tipo di avvisi, a cui poi rispondono le agenzie formative come quella con cui collaboro io, lo fa avendo prima interpellato le strutture detentive della regione, quindi c'è comunque un lavoro di concertazione, non si fanno cose culturali astratte, si fanno cose che possono servire un domani sia all'interno che all'esterno. Quali sono stati i primi step? Di che cosa si è parlato all'interno di queste ore con i ragazzi? Allora, le prime ore che abbiamo fatto hanno avuto due binari: da una parte l'intervento di una professionista che si occupa di fisioterapia, e quindi appunto tutta la parte della movimentazione delle persone non autosufficienti o con limitazioni. E dall'altra un comunicatore, tra l'altro un esperto di comunicazione a livello internazionale, che si occupa nel suo lavoro anche di grandi aziende, ma che è venuto qui per insegnare alle persone a stare attento a come ascoltare e relazionarsi proprio nell'ambito di un rapporto di cura, di una relazione di assistenza. A partecipare al corso incontriamo Mohamed. Insomma, intanto raccontaci un po' che cosa fai e soprattutto metterai queste nozioni al servizio di chi? Ok, qua intanto ringrazio di aver dato questa possibilità a noi per farci arrivare questa nostra voce da fuori e fate sapere che non siamo dimenticati anche noi che siamo qua. Però, dico, questo corso qua lo possiamo veramente utilizzare in vari modi, ad esempio come relazione con le persone, come non reagire d'impulso, come anche addirittura lavoro e queste cose qua. E per noi sarebbe una spinta per renderci utili il giorno dopo, domani, quando usciamo fuori da qua. Perché non si è, come sapevamo, siamo sempre quasi, e questo lo pensiamo noi, che siamo stati sempre dimenticati. Invece, da come è cambiato ultimamente, penso che stiamo andando verso un passo positivo, non è più negativo, o almeno spero. Quanto ti pesa questa condizione, al di là della detenzione, come dicevi tu, di dimenticato? Ti aiutano anche queste attività, no? Di partecipazione, in qualche modo a far arrivare quella parte di te? Bella domanda. La verità è che a noi con questi corsi qua abbiamo l'unica possibilità per passare il tempo come dovrebbe essere passato, come tutti gli esseri umani, anche se siamo chiusi qua dentro. E la nota positiva è che ci fanno essere partecipi in questo mondo qua. Intanto qua abbiamo imparato a come gestire le emozioni, a come comunicare con le persone. Dobbiamo comportarci molto calmi e cauti con le persone. Diciamo un lavoro su te stesso, che poi dovrai in qualche modo, insomma, riportare sugli altri. Ok. Da 1 a 10, quanto ti è servito?
veramente, e io lo dico sinceramente, questa esperienza qua ci ha lavorato molto su di me, e lo manifesto quando salgo tipo ad esempio su in cella, come mi comporto con le altre persone, come in sezione o come in cella, riesco a relazionare meglio, riesco a riflettere sulle cose. E mi sento molto più calmo, meno agitato del solito. Fuori da queste mura c'è un altro momento. Per forza, perché anche questo corso qua è azzeccato proprio i miei punti deboli, che sono quelli tipo rispondo molto veloce. La riflessione. E non rifletto alle cose e sono molto agitato. Ora mi sento. Vado con piedi per terra. Non soltanto Mohamed, ma anche Carmine fa parte del gruppo, fa parte di questo progetto finanziato da Regione Toscana. Che cosa sei riuscito per il momento a cogliere da tutto questo, da queste ore che vengono messe a disposizione per voi? Innanzitutto è un modo per impiegare al meglio il tempo qua dentro e fare qualcosa di positivo, sia per me che per la mia famiglia, che intanto facendo questo corso sarà sicuramente più orgogliosa, che vede che mi comporto, che all'interno cerco di reinserirmi nella società, e anche ci darà poi modo di continuare altri corsi fuori e di risparmiare quindi anche delle ore che dovremmo fare invece se lo dovessimo fare da capo fuori, per esempio. E al di là di questo ti insegna a lavorare su te stesso, perché molte persone che sono qui sarà anche, almeno io parlo per me, è perché ho avuto sempre problemi a relazionarmi con le persone, e questo ti aiuta molto a relazionarsi con le persone e aiuta anche a migliorare l'aspetto di vita di pazienti, di altre persone. E quindi io ad esempio, l'avvocato mi ha detto che avevo delle possibilità concrete di uscire entro un mese, questo corso finisce invece fra 2 mesi, io per esempio ho bloccato tutto per finire questo corso affinché non finisce e poi dopo cominciare con le pratiche. È anche un modo per impiegare, come ho già detto, il tempo al fuori della cella, che è tempo perso, è inutile. Qui invece faccio qualcosa di positivo per me stesso. Orgoglio anche per la famiglia. E rendo orgogliosa la mia famiglia, soprattutto la mia compagna e il mio bambino, che è un bambino di 9 mesi. E non vedo l'ora più presto di uscire e di continuare con quello che potrò fare con questo corso, così da non dovermi trovare più in questa situazione e di ritornare in carcere. Quindi questo corso migliora non soltanto noi stessi, ma anche il rapporto con la famiglia, per esempio.